8:45 sono super operativa, la faccia direbbe totalmente il resto. Sono a Bruxelles e mi sto dirigendo a Billund per un fighissimo evento insieme a Ford e Lego. Andiamo a vedere cosa conviene. E poi vite di Milano. Bruxelles mi sembra molto peggio con il tempo e il grigiore. In questi giorni sto provando un Misfit Phase, devo ancora capire se mi piace oppure no. Boh, vi farò sapere. Eccolo, a 38. Corri, 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 corri. This class, Flex and Fast and Starline Gold guests to board through the priority lane. Di già? No, ci stanno già imbarcando, io devo fare il collegamento con Luca. Non sapendo se riesco a fare oppure no il collegamento con Radio Number One perché ci stanno imbarcando, adesso mando un messaggio vocale a Luca. Luca, in tutto ciò ci stanno imbarcando. Volevo solo dirti che un tizio che era seduto qua di fianco a me al gate ha sentito Legoland e mi fa: scusa, posso farti una domanda? Ma tu vai a Legoland? E io, sì, tutta contenta. E lui mi fa: no, perché io ci sono stato settimana scorsa ed era tutto chiuso, stavano facendo i lavori. A questo punto io voglio piangere. Mi hai fatto la maledizione. Billund, eccoci. Queste sono le nostre macchine che ci attendono per dopo e vediamo cosa accade. Do you need the passport? No, that's okay. Okay. Oh, thank you. Okay, thank you. Pirate Street. La città di qua. Ma è tutto fatto di Lego qua. Giù. Ma che carino. Ci siamo 120. Eccoci qua. Si apre. Dalla parte sbagliata. No! No, raga, la mia stanza dei pirati è bellissima. Mi piace un sacco. Adesso non ho tempo, però dopo, promesso, vi facciamo un tour della stanza perché è troppo bella. Intanto vediamo cosa c'è nella busta che mi hanno messo qua. Fiona, chi c'è? Sento dei rumori strani, vuol dire che c'è del Lego qua dentro. Strano. Oh, allora, la lettera con cosa dobbiamo fare ce lo sappiamo. Quella ce l'ha già stata mandata, la lettera con il programma. Lavoro. E la chiave USB ci hanno dato Gormatto Gino. Va bene, andiamo a lavorare, va. Anzi, prima andiamo a mangiare. Ciao scimmia. Mi ha dimenticato le chiavi fuori. La peggiore, appunto. Comunque questo hotel va benissimo per le princess adulte come me. Infatti qua c'è un drago che vuole mangiare la princess. Possiamo anche salire in questo posto qua. Guarda così. Non so cosa c'è qua in alto, ma io salgo lo stesso. È troppo figo questo posto. Ecco, ah ok, c'è una... un qualcosa, va bene. Drago, drago. Quel signore lì che guida la bici è fighissimo perché ha delle lenti di ingrandimento al posto delle ruote e quindi ci fa vedere che Lego hanno. Già che ci sono qua al Legoland Hotel, vendono anche delle cose che non vuoi comprare, delle robe di Lego. E io mentre aspetto gli altri che arrivano per pranzo vado in esplorazione perché questa volta... Nel dito. Nutrirci, presto, seguite questa ragazza. Ecco, senza ammazzarci. Oh, ok, thank you. Questo è il nostro tavolo. So che siete sempre molto curiosi di sapere di che cosa mi nutro e quindi vi farò vedere. Tra l'altro sembra tutto esageratamente buonissimo e prenderò uno di tutti. C'è anche della pasta. Chi ha coraggio? Queste invece penso siano tutte cose super tradizionali. Ecco il salmone, per esempio, glielo rubo tutto. Insieme ai funghi e alle patate e a tutto il resto. Fatemi pensare a come comporre il piatto, poi ve lo faccio sapere. Ah, scusate, mi sono fatta dimenticare. Oh, scusate, mi sono dimenticata di mostrarvi le libagioni di cui mi sono nutrita, ma poco male. Stiamo andando subito a vedere il Lego Historical Exhibition. Che non si è capito che cos'è, però racconta tutta la storia di Lego. E io sono contenta. Ciao, addio. Gaia l'abbiamo già messa in punizione, l'abbiamo messa lì dietro da sola. Aspettiamo gli altri. Intanto che scontro la mia penna. Però pare che il tragitto sia molto molto bello. Lei è la nostra guida. Hi.
andando a vedere un'esposizione di Lego che non è aperta al pubblico ma solo per i dipendenti, in modo da raccontare ai nuovi dipendenti quali sono i valori di Lego e cosa si fa qua dentro. Andiamo a vederlo. Questo signore ha solo 130.000 pezzi di Lego. Che gran pezzo di Lego. La cosa che ho imparato e che un po' già sapevo è che Lego, prima di fare i veri e propri mattoncini, faceva giocattoli di lana. Cosa sto dicendo? Di legno. Lego faceva giocattoli di legno. Tra i più famosi giocattoli Lego ci sono questi, che sono dei fire cosi, dei fireworker, firefighter. Ecco, adesso mi è venuto. Wow, wow! Poi un giorno il signor Lego dice basta con i giocattoli in legno, io voglio i giocattoli in plastica. Allora ha speso un sacco di soldi per comprare questa macchina. Questa è una macchina che fa gli stampi per i giocattoli in plastica. Adesso sono un po' diverse e ne hanno un po' di più. Qua dentro trovate il giocattolo, vediamo se si vede. Eccolo qua, i pupazzetti che finiti risultano così. Nasce il primo set della storia nel 1949. Ho chiesto alla nostra guida, ma all'epoca c'erano o no le istruzioni? Perché oggi abbiamo le istruzioni, ma per riuscire a costruire questo, che era uno dei primi playset della storia, come diavolo si faceva? E la signora mi ha detto, e usavano la loro immaginazione, l'unica cosa che avevano era quello che c'era disegnato sulla scatola. Basta e avanza. A un certo punto qui da Lego succede un disastro. I mattoncini non si incastravano l'uno con l'altro, o perlomeno si mettevano uno sopra l'altro, ma non rimanevano incastrati così come li conosciamo oggi. Ebbene, è stata trovata una soluzione, c'è un'acustica stranissima qua dentro. Questa è la soluzione, hanno inserito dei cilindretti come li conosciamo oggi, all'interno dei mattoncini per incastrarli. Geniali! Tutto questo accadde nel 1958. Un piccolo grosso problema, senza omini le case non servivano a niente, quindi nel 75 nascono i primi, come si chiamano? Non mi ricordo il nome. Le minifigure, nel 75, e da allora non sono praticamente mai cambiate, eccole qua. Diciamo che avevano delle braccia e delle gambe abbozzate, però ecco, da allora non sono cambiate di molto. La nostra guida ci ha detto che nel 68 non si è capito per quale motivo, anzi un po' si sapeva, perché qui c'erano tantissimi ospiti che volevano venire a vedere il posto dove nascevano i Lego, peccato che non sempre era tutto a posto, non sempre tutto era perfetto, e quindi il mega capo ha detto sapete che c'è, io costruisco Legoland, e non si aspettava tutto questo successo. Il primo anno di apertura, che dovrebbe essere il 68, ha fatto ben 625.000 visitatori, e addirittura per fare i panini, le cose, chiedeva ai dipendenti di seguirlo all'interno del parco perché non aveva gente. C'è anche un Baus costumato che fa la pipì. Tiè! E niente, ho trovato anche la mia barca del futuro. Dov'è la principessa qua? È qui, sta pescando. Comunque i Lego Architecture sono fighissimi. Tra l'altro c'è anche il Marina Bay Sands, che è uno dei posti dove voglio andare io. Non so se avete presente, a Singapore si vede spessissimo quelle persone che sono su una piscina che stanno quasi per cadere, ma non è vero. Questo è il Marina Bay Sands di Singapore. Io ci voglio andare. Idea House termina qui, adesso ci portano al quartier generale per giusto un giro, ma secondo me tipo ci rompono le macchine fotografiche, ci rompono tutto perché non si potrà fotografare. Grazie, thank you. L'omino. C'è solo un'informazione da sapere su Billund. Ci sono 6.500 persone che abitano in questo posto. Quante migliaia lavorano per Lego? Cioè praticamente è la città di Lego. Non sto vendendo i capelli. Oh, io voglio tutto. Oh, tocca tutto, tocca tutto.
tocca tutto, che già che ci sono ritocco di nuovo, così. Qui siamo nel centro di design di Lego a Billund. Ci spiegavano che ci sono più di 250 designer che creano i set e arrivano da più di 37 paesi del mondo. Quindi super multiculturale ed è un posto fighissimo. Ciao Batman. Mi stavo chiedendo di che cosa fosse fatta la scritta Lego e poi l'ho scoperto. Minifigure ovunque. Sono mille milioni di miliardi. E i miei compagni di viaggio praticamente fanno finta di sentire la nostra guida, che è quel signore qua, e al posto di seguirlo fanno i mattoncini. You're working. Ci stanno cacciando, non ci hanno più fatto vedere niente. Adesso si torna al nostro albergo. Ecco, insomma, cosa si fa a Billund nel pomeriggio quando il Legoland è chiuso? Si fa la nanna. Mi sono appena svegliata, non so se ho ho ancora i segni del cuscino sulla faccia, ma fa niente. Tra l'altro qui si mangia con le galline. Adesso sono le 5:20 e alle 6:15 andiamo a mangiare. Ciao Drago. Ciao. Gna. Pare che questo sia il ristorante fiquissimo della zona. Dov'è il mio? Thank you. Ci è caduto così l'occhio su questo gelato che c'è qua dietro. E chi siamo noi per non provarlo dopo? Io non ho parole per descrivere. Questi sono frutti rossi in cui viene immerso poi il gelato e niente, lo proviamo dopo. Cioè, alla fine siamo su un tavolo immenso. Una cena di Natale, quelli di fronte li salutiamo tipo così. Ciao! Niente, non ce la faremo mai a raggiungere. Stiamo mangiando una roba inaspettata. Del salmone. Siamo arrivati al dolce. Che fai, non lo mangi? Si offendono. Io non so più come mi chiamo. Comunque la cena è praticamente terminata. Ci hanno messo della musica orribile in continuazione. A prendere la giacca. Quindi la nostra cena qua, come si chiama il posto? Bildorf, non mi ricordo, Refborg si chiama. Refborg è terminata, ci siamo riempiti la panza per tornare a casa. Bene, quindi la giornata si è conclusa. Vediamo domani come va in giro per Legolandia, perché questo posto è Legoland. Non si apre, bisogna spingere. Ciao. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con il vero e proprio lavoro. Un bacio e buonanotte a tutti, a domani!